oggi ho deciso di fare una cosa un po' diversa. Infatti siamo qui con la Abarth 500 elettrica all'aeroporto di Linate in carica per portarla al 100%. Ve la faccio vedere un pochettino qui velocemente perché al momento è pulita, ma dove andremo, e andremo un po' in alto, nevica, si sporcherà sicuramente, quindi ve la faccio vedere un pochettino qui. Ancora pulita, cerchi da 18 pollici, 4 freni a disco, paraurti anteriore rivisitato rispetto alla versione 100% elettrica tradizionale, diciamo a marchio Fiat, perde il quello che io chiamo sopracciglio del faro anteriore, motore anteriore da 115 kW, batteria da 42 kWh e carica fast fino a 85 kW. Non sono dei dati molto Abarth, ma di questo ve ne ha già parlato in tanti. Stiamo appunto caricando per portarla il più possibile al 100%. So che non è una cosa molto furba, tra l'altro siamo al 90% e sta caricando solo a 16 kW, quindi probabilmente mi stuferò prima e ricaricherò più avanti, però vi faccio vedere appunto questa vettura molto molto discussa. Perché? Perché sostanzialmente tutti dicono che non è una Abarth vera. Infatti abbiamo il sound da un sound generator posto sotto il paraurti posteriore, abbiamo una meccanica diciamo molto simile a quella che è la meccanica della 500 elettrica tradizionale, quindi voglio capire effettivamente questa Abarth come va. Anzi, vi racconto dove vado adesso: un pezzo di autostrada fino a Bergamo, poi tutta sta talona e poi inizia strada di montagna verso Ponte di Legno, quindi avremo un bel po' di strada statale e poi un po' di strada di montagna, quindi la proverò in tutte le sue forme e dimensioni e in tutte le condizioni possibili, e vediamo innanzitutto se ci arrivo a Ponte di Legno, perché sono 163 chilometri e onestamente tanta salita, quindi voglio vedere come si comporta. Tra l'altro anche piccolo test di carico con valigia da cabina, zaino e scarpe da montagna, perché andremo a fare anche delle attività che vabbè non sono oggetto di questo video, ma facciamo finta di niente. 185 sono i litri del bagagliaio, che diventano 550 a sedili reclinati, quindi come sapete già la Abarth e comunque in generale la 500 non è regina di spazio. Molto bello e accattivante questo scorpione giallo e molto puffoso questo colore azzurro. Nella realtà dei fatti, vabbè, io avevo una macchina azzurra quindi non posso dire niente, però forse le sta meglio, sicuramente meglio del verde fluo, giallo fluo, che a me onestamente non piace. Dal punto di vista dei materiali ci sono le classiche finiture della 500 elettrica migliorate in molti punti di vista, tra cui questo bracciolo decisamente più morbido. Andiamo dentro perché c'è un casino incredibile. Mi piacciono molto i materiali qui della plancia, mi piace molto meno il rumore che fa, adesso non lo fa perché sta caricando, comunque fa dei rumori in accensione, in spegnimento, fa delle cose, sentiamo se spegnendolo fa, sembra come che tiri il freno a mano, ma secondo me vuole essere tipo una nota rock. Vabbè, facciamo finta di niente. Scorpione giallo, volante ben rivestito, molto bene per essere una segmento A, i classici pulsanti del per il cruscotto digitale qui davanti ai nostri occhi, segreto, si possono staccare i controlli e questa cosa mi piace molto. Non abbiamo il cruise control attivo, ma abbiamo il lane assist, dopo vediamo se c'è anche il centering, le varie modalità di guida. Mi piacciono moltissimo anche i sedili con questa finitura simile al Cantara e pelle con le impunture gialle e blu. Abbiamo tre prese USB di tipo C, ma abbiamo CarPlay e Android Auto wireless. Abbiamo anche il sistema infotainment su base Android con impianto audio JBL, che comunque è una cosa sempre apprezzabile, e per il resto la struttura è quella della 500 elettrica. Andiamo a mutare il buon Gianluca Gazzoli, di cui apprezzo sempre molto il podcast. Dietro, vabbè, non vi dico neanche che non c'è praticamente spazio, se guido io, se guidassi Andrea un pochettino di spazio ci sarebbe, ma dovresti essere almeno 20 cm più basso di me, che sono alto 1,90 m. C'è la piastra di carica wireless, c'è il classico portabicchieri qua. Voglio vedere se anche con il 100% il mio caro ABRP mi dice che devo caricare, vediamo cosa succede. Dalla mia posizione a Ponte di Legno, se partissimo adesso con il 96 90
vabbè, mettiamo 100%, tanto non è quel 2% che ci cambia. Vedete come per arrivare a Ponte di Legno con il 20% mi suggerisce di caricare quasi all'over in questa stazione Vcharge. Io quasi quasi ci provo. Alle 3 parto, qualunque sia la percentuale di batteria. 14,59, 99%, non credo sia questo 1% a cambiare le cose. Dice che arriveremo in quella stazione di servizio con il 55%, per poi caricarne circa un 10% per arrivare a Ponte di Legno con il 20%. Ma in realtà anche se arrivo con l'1% non è un grosso problema. Quindi vediamo come arriviamo a quella stazione di servizio e poi valutiamo cosa fare. 163 km, 100%, il trip B sarà quello parziale che si azzererà man mano che ogni volta che accendiamo e spegniamo la macchina, quindi cancello il trip A per vedere tutto il percorso. Ah, tra l'altro non pensiate che io vada a staccare aria condizionata e riscaldamento, perché piuttosto sto fermo 10 minuti a caricare. Autostrada 130 km all'ora, oggi c'è un po' di vento, quindi non fate caso al rumore abbastanza importante che c'è, ci può stare un po' di fruscio aerodinamico in più del normale. Abbiamo il lane assist, non c'è il lane centering e non abbiamo neanche il cruise control adattivo. La cosa che dalla mia prospettiva non è particolarmente piacevole è la presenza di questo specchietto, perché è esattamente all'altezza dei miei occhi. Adesso l'inquadratura è un po' più bassa e non lo riuscite a cogliere, però mi oscura una buona parte di vallata questo specchiettone con tutti i sensori dietro di lui. Sarebbe dovuto essere un po' più in alto, ma non si sarebbe visto praticamente niente dietro. Uscendo dall'autostrada di Bergamo vi parlo di un consumo autostradale di circa 23 kWh per 100 km, il consumo invece misto con anche la parte di tangenziale circa 21 kWh per 100 km. In assoluto non è particolarmente efficiente. In ambiente cittadino si fa sentire parecchio il cerchio a 18, però molto molto comoda e funziona sempre molto bene la guida con un pedale solo. Adesso l'ho utilizzata sempre solo in questo viaggio in modalità turismo, poi vi racconto anche le altre modalità di guida, modalità turismo che è quella diciamo più conservativa delle varie mappature di questa vettura. La cosa che in città non riesco ad utilizzare, ma perché fondamentalmente mi vergogno, è il sound generator, perché la gente si gira, ti guarda, non capisce che cosa sta succedendo sentendo questo baccano onestamente brutto dal punto di vista sonoro. A livello di consumi anche in città non è particolarmente efficiente, stiamo tra i 18 e i 20 kWh per 100 km sempre in questa condizione di freddo, riscaldamento acceso e condizioni appunto miste di temperatura. Si sente il fatto che abbiamo i cerchi da 18 con una particolare rigidità, però aiutata molto da questi sedili secondo me molto comodi. Molto bene il fatto di avere la frenata rigenerativa e l'utilizzo della guida one pedal, perché come solo togliamo il pedale dell'acceleratore la macchina frena veramente tanto e mi piace molto da questo punto di vista, perché è molto fluida la guida, è molto piacevole sempre la one pedal tarata in questo modo, quindi molto bene questo. Con anche un po' di città siamo arrivati a Bergamo, 54 km, 70% di autonomia. 101 km da percorrere e 103 di autonomia. Adesso la media si abbasserà perché siamo in strada statale, tra i 50, 70 e punte di 90 km all'ora. Però appunto la media di consumo si abbassa, siamo già attorno ai 17 da quando siamo partiti da Bergamo. Vorrei arrivare su con lo 0% di autonomia, però non so se ho tanto coraggio, anche perché su fa freddo. È tutta salita e quindi siamo ad un bivio, o meglio siamo a un distributore. Però abbiamo 77 km da fare, 15,9 kWh per 100 km, 89 km di autonomia. Quindi siamo arrivati circa con un 5% in meno rispetto a quello che diceva ABRP, che adesso mi dice che arriveremo a Ponte di Legno con il 6%. Quindi direi che gli diamo una bottarella. Sono curioso di vedere, considerato che carica a 85 kW di potenza massima, che non sono tanti, e 11 in AC, con il 50% quanto forte carica. Per un secondo è arrivata a 85, si è stabilizzata sul 77 kW di potenza, che comunque al 50% è ancora un buon valore. Vi faccio vedere, già che ci sono anche il faro acceso, secondo me gli manca il sopracciglio lì.
Ok, la vuoi fare un po' più cattiva, però non lo so, a me piaceva di più. Direi che un 72% è ben più che sufficiente. 138 km segnati nel cruscotto, ne abbiamo 75 da fare. Posso anche permettermi di fare qualche sorpasso. L'ho avuto là, diciamo che non mi sarei fidato di arrivare con 5 km di autonomia, soprattutto in una macchina che non conosco così bene come potrebbe essere la Tesla o le NEB. Insomma, questa piattaforma qua la conosco relativamente bene, quindi preferisco essere un po' più tranquillo da questo punto di vista qui. Approfitto di questa strada buissima per parlarvi dei fari. Per quanto riguarda gli anabaglianti, non siamo veramente male, anzi, i fari full LED in una Segmento A fino a qualche anno fa ce li sognavamo di notte, vabbè, lasciate perdere la battuta becera. Per quanto riguarda invece gli abbaglianti, abbiamo anche un po' di nebbiolina, sono abbastanza profondi, non abbiamo i fendinebbia per gli angoli, però si vede direi abbastanza bene. Sono stato pessimista perché dopo altri 79 km siamo comunque al 30%, quindi saremmo arrivati perfettamente con il 10% che mi aspettavo, però appunto ho voluto essere un pochettino più conservativo, detto che siamo andati anche abbastanza piano, ho trovato abbastanza traffico, quindi ci può stare. Però c'è della neve, abbiamo 44 km di autonomia, potrei fare dei traversi in retromarcia. Non è vero, non succederà. Vi faccio un recap veloce: 176 km, quel 14,7 non consideratelo perché appunto è falsato dalla media di prima. Facciamo che 20 adesso ha fatto circa 16 nella statale e poi 21-22 in autostrada, insomma ha consumato ben di più di quel 14 kWh per 100 km. È andata anche meglio del previsto, 76%. Siamo partiti dal 28, fa un freddo incredibile, sta nevicando, andiamo a staccare la cara 500 perché come avete visto eravamo al 27, adesso vi faccio vedere un attimino a quanto stiamo caricando. Siamo al 77% e ancora al 45%, e vi dico, a parte esserci 0 gradi, abbiamo caricato 20 kW in 20 minuti, quindi direi che tutto sommato non è male con il freddo che fa e con la potenza di assorbimento che ha la cara piccola 500, e direi che ci vediamo domani mattina. Sta appunto nevicando e i sensori, come ogni volta che piove su queste macchine, staccano l'anticollisione e l'assistente automatico dei fari. Però veramente lo fa ogni volta che fa 4 gocce di pioggia. Boh. Ho capito che cosa è successo. Anche adesso che l'ho lasciato in carica si è abbassato tanto il consumo medio. Secondo me succede che praticamente calcola l'energia che carica. Non so che calcoli faccia, però sballa i consumi. Tutto in bagagliaio, abbiamo anche la sigla introduttiva. Vi porto in una delle mie strade preferite per fare quattro curve, perché forse è uno dei suoi pregi principali. Vediamo come si comporta in discesa. 76% e abbiamo 117 km per arrivare a Bergamo. Sì, faccio una breve sosta a Bergamo. Prima trentina di chilometri tutta in discesa, comunque abbiamo perso un bel po' di batteria. E onestamente questo sarebbe il consumo che dovrebbe fare praticamente in tutti i contesti. Lasciamo il trip A con la sua media in modo da calcolare anche il pezzo di strada, diciamo, di montagna. Però vado a cancellare il trip B per pura curiosità. Allora, adesso facciamo due cose. La prima è impostare il sound, che vi lascio capire quanto sia intuitiva la cosa. Bisogna entrare sulle impostazioni, display, vettura elettrica e poi accendere il suono esterno. Fate conto che la signora che sta camminando lì si è girata perché non capiva che cosa stesse succedendo. Però voglio capire se rende la macchina un pochettino più coinvolgente. Abbiamo anche lo sforzo della frizione. Siamo in modalità turismo, ho utilizzato anche un pochettino la modalità Scorpion Street, che mantiene la modalità di guida one pedal, però con una risposta dell'acceleratore nettamente più evidente e enfatizza anche un pochettino di più il sound. Ma vi dirò che una delle cose che preferisco in assoluto di questa 500 Abarth è proprio come si guida. Se della versione termica ho sempre criticato il fatto che fosse un pochettino tendenzialmente instabile, qui abbiamo una bella stabilità, più che altro perché è un pochettino più lunga e un pochettino più larga e piantata a terra, e tutto sommato la macchina si guida in maniera veramente piacevole. Adesso sto lasciando attivati i controlli per avere anche la funzionalità di torque vectoring tra le due ruote anteriori, che nella realtà dei fatti è
bella presente, bella funzionale e mi piace parecchio in questa serie di tornanti. Ma sapete cosa c'è? Anche fuori dalle curve ti dà il primo colpetto, poi adesso la strada è bagnata, abbiamo le invernali, quindi l'elettronica va un po' a tagliare, ma anche se andiamo a darle fastidio infilandola in curva in maniera abbastanza violenta, sapete qual è il fatto? È che sì, viene fuori dalle curve, ma viene fuori dalle curve come se fosse una classica 500 elettrica. Il problema, secondo me, è esattamente questo, cioè non ti dà quella netta differenza dalla 500 elettrica. Avete visto anche qui, in questo sobbalzo, comunque a buona velocità, sembra una strada con limiti di 90, è stata lì, bella composta, non sobbalza come in realtà poi la 500 Abarth termica aveva come problematica. È una cosa che sembrava appunto un po' instabile. Il meme della 500 Abarth che capotta non era poi così un meme, soprattutto quelle da pista, però ti dava quella sensazione un po' di instabilità. Qui invece abbiamo proprio una bella sensazione di stabilità, pur avendo comunque una posizione di guida un pochettino rialzata, abbiamo un ottimo assetto. Adesso provo a staccare l'ESC e vedete come cerca comunque di pattinare. Provo a mettere la modalità Scorpion Track, che praticamente va a togliere la guida one pedal, e incredibilmente trovo un pedale del freno anche tarato bene, bello equilibrato, piacevole da utilizzare anche in questo tipo di contesto. Cioè non è un pedale gommoso come spesso accade nelle macchine elettriche quando si va a togliere la frenata rigenerativa. Però vi dico, la cosa che forse mi ha stupito di più di questa 500 Abarth elettrica è proprio come si guida, e forse è la cosa che avrei pensato meno, perché pensavo fosse un pochettino impacciata, che fosse non particolarmente piacevole da guidare. Approfitto per farvi sentire anche da fuori questo sound. È veramente poco realistico, viene fuori da una cassa, vediamo se riuscite a vederla qui sotto. Non è una cosa piacevole, non è una cosa verosimile. Facciamo anche questo pezzettino di discesa dove appunto tengo staccata la modalità con la guida one pedal, quindi utilizzo solo il pedale del freno, ma anche se andiamo ad affondare il freno la macchina si ferma in veramente poco tempo. Adesso eravamo relativamente piano, però non ha particolari comportamenti di scomponimenti del posteriore, anche se andiamo a frenare un pochettino storti in curva. Insomma, è bella piacevole anche dal punto di vista della frenata. Un po' il limite sarà quello dell'efficienza, nel senso che fate qualche chilometro a questi ritmi, o comunque a ritmi di strada, di montagna, e la batteria finisce fondamentalmente. Peccato che non ci sia un bel freno a mano idraulico, perché questa inversione io l'apprezzo sempre molto dal punto di vista del freno a mano idraulico. Al cartello inversione destra 30, sinistra 4, in destra 4 doppia. Anche a livello di sterzo non è particolarmente pesante, neanche nelle modalità, però è sufficientemente preciso e diretto per essere una macchina di questo tipo. Nel suo essere una piccolina pepata, ha una bella unità sterzo, mi piace parecchio. E tra l'altro, rispetto alla versione termica, ha anche un bel po' di raggio di sterzata in più. La nostra rapida sessione ci porta ad un consumo di 32.7 kWh per 100 km, compresa la discesa. Praticamente poco più di 100 km, abbiamo una batteria da 38 kWh netti. Fate un po' voi i conti. Consumo medio 14.4 kWh, compresa anche la scampagnata in montagna. Pensavo un po' meglio, anche perché abbiamo consumato il 58% di batteria anche a scendere, quindi vabbè, c'è stata appunto quella scampagnata, però non credo faccia più di tanto la differenza. Efficienza, vabbè, abbiamo già detto mille volte. La situazione è critica, 23 km di autonomia e dobbiamo arrivare alla Free Twix di Linate, 18 km da percorrere. Ci dice che alcune funzionalità sono state disinserite, però la ricondizionata c'è ancora, io non la spengo. Io spero che le funzionalità disinserite non inizino a diventare i fari, perché finché il clima, che però rimane acceso, non è male, però boh, cioè, speriamo. Pietro, ma se tu attacchi il telefono alla macchina, il telefono carica la macchina. L'iPhone carica la macchina, sì, è possibile. Arrivato a Linate, velocità limitata, climatizzatore disinserito, ma i fari sono ancora accesi. 5% di batteria, ce l'abbiamo fatta.
siamo giunti in loco. Prima di raccontarvi quelle che sono le mie conclusioni, ho voluto far fare un giro anche ad Andrea. Purtroppo non siamo riusciti ad incrociarci per fare una prova assieme, però lui aveva una 500 Abarth delle prime e ho voluto fargliela provare, anche se per pochissimo tempo, giusto così un assaggino, perché volevo capire quali fossero le sue sensazioni. Io ho avuto la 500 Abarth, quella termica. Io, da malato, mi ero anche comprato la cassetta SS, che era un kit con dentro molle, cerchi, filtro dell'aria più sportivo, insomma una serie di cose per andare a aumentare la potenza, e secondo me l'essenza Abarth era proprio quella, anche potersi personalizzare la propria vettura. Qui praticamente da personalizzare non c'è nulla. Ecco, secondo me il grave difetto di questa 500 elettrica Abarth, che nel complesso mi piace, cioè secondo me hanno fatto in Abarth un bel lavoro di personalizzazione sui colori, sulle finiture interne, questo centro volante in colore azzurro, la plancia rivestita in questo materiale tessuto, belli sedili. Ma non basta questo per fare una 500 elettrica una vera Abarth. Serviva veramente spremersi di più. Qua diciamo che si è fatto il minima spesa per avere la massima resa, ma io mi sarei aspettato magari una versione con, che so, doppia motorizzazione, oppure con una motorizzazione decisamente più potente, oppure con degli accorgimenti che non fossero semplicemente mettere una sorta di cassa subwoofer esterna e quattro grafiche nel display. È un po', secondo me, un tradimento ad Abarth questo modello. Vi dico subito, ha veramente veramente poco senso, soprattutto questo rumore finto è davvero brutto, e quindi sapete che vi dico, lo spengo, perché per me è no, ma non in assoluto. Cioè la 500 elettrica, compresa questa Abarth, è bellissima da guidare con la sua guida one pedal, comunque con lo suo scatto buono, i mod cambiano, turismo, Scorpion Track, Scorpion Street, ma andrà anche nel tempo sul giro forse più veloce della 500 Abarth termica. Ma è quello che trasmette che non è Abarth. E la considerazione forse è, se non si possono più fare macchine di un certo tipo, caspita, non facciamole più, invece di fare una cosa che è forse un voglio, ma non posso, metto due cose, faccio l'Abarth, la vento perché si chiama così, perché ha il colore cos'ha, ma poi alla fine della fiera non è una 500 Abarth. E vi devo dire che, pur non essendoci parlati, pur io non avendogli detto assolutamente niente, abbiamo detto le stesse cose, quindi bene o male è interessante anche questo tipo di ragionamento che ha fatto anche lui. Secondo me il problema principale di questa macchina è assolutamente e categoricamente il marketing, perché nella realtà dei fatti, in ambiente cittadino, adesso sono arrivato apposta nel pavé, abbiamo un comfort veramente eccezionale, nonostante i cerchi da 18, nonostante sia un po' più irrigidita anche con i ganci sulle porte, insomma ci sia un irrigidimento, i sedili sono molto comodi e il comfort della vettura è veramente molto, ed è veramente un piccolo mostro da città. E il suo problema principale è proprio il logo posizionato qui, il claim, la più Abarth di sempre. Secondo me è proprio la meno Abarth di sempre, ed è proprio per questo che doveva esserci scritto Abarth Line 500 Sport, poteva essere qualsiasi altra cosa, ma non chiamarla l'Abarth più Abarth di sempre, perché sostanzialmente non lo è. Questo posizionamento lo trovo un po' un non far contento né il possessore della vecchia 500 Abarth, perché comunque non lo soddisfi, né dall'altra parte fai contento uno che ama la vettura elettrica. Ma nell'assurdità della cosa, in tutto questo ragionamento, io, se non avessi nessun tipo di problema di budget, anche perché la differenza tra questa e una 500 elettrica tradizionale alla fine non è poi così tanta, non è neanche un 10% del prezzo, che comunque per avere tutta questa serie di, diciamo, finiture in più, alla fine lo accetto. È la follia in alto del prezzo, che però va considerata da chi non ha assolutamente nessun tipo di problema di budget. Cioè, se avessi altre 2, 3, 4 macchine per andare in giro, se avessi anche solo un'altra macchina per viaggiare e per girare, questa come seconda, terza macchina, per chi appunto non ha nessun tipo di problema di budget, secondo me è l'ideale. Per la città hai comfort, guidabilità molto buona,
il fatto che è scattante e comunque una macchina anche piacevole esteticamente, poi può piacere, può non piacere, ma hai una macchina, diciamo, carina e sfruttabile. Riassumendo, vi parlo di quelli che sono i pro e i contro di questa 500 elettrica. Sicuramente, come vi dicevo, la guidabilità e il comfort, soprattutto in città, ma anche l'alta velocità, sono veramente eccezionali. Poi le finiture, siamo di fronte ad una segmento A, vedere così tanta alcantara, comunque della pelle, comunque delle ottime finiture, per essere una vettura di questo tipo non è per niente male. Ovvio, c'è della plastica, ma appunto siamo sempre di fronte ad una segmento A. E il terzo pro è un po' quello della tecnologia. ADAS, infotainment, anche se manca qualcosa, tipo il cruise control adattivo, il lane centering, che però sono tutte cose che vai ad utilizzare in autostrada. Primo contro in assoluto è il sound generator. In una parola, imbarazzante. Non uso mezzi termini perché tutte le persone che sono salite in macchina con me e a cui ho fatto sentire questo tipo di sistema l'hanno trovato allo stesso modo mio, quindi non voglio usare mezzi termini perché effettivamente è proprio una cosa, a mio parere e non solo mio, brutta, non piacevole, inutile. Il secondo contro è un po' quella che è l'autonomia, ma quando si va a parlare di uso extraurbano, perché nella realtà dei fatti in città è ben più che sufficiente. E il terzo contro è un po' un riassunto di tutta questa prova: non è una vera Abarth. Potevano chiamarla Sport, potevano chiamarla Abarth Line, non lo so, potevano fare qualcosa di diverso, non sicuramente l'Abarth, più Abarth di sempre. Sicuramente vedere 55% di batteria e meno di 100 km è un dato decisamente realistico su quelli che sono i consumi di questa 500 Abarth. Che vi rifaccio vedere un attimino da fuori e vi racconto che è un prezzo a partire da 37.950 euro. Questa versione, che è la Turismo, che ha tutto di serie, tranne il colore, che costa 42.650 euro. Prezzi sicuramente non popolari per quella che a marchio Abarth. Vabbè, vi ho già detto sostanzialmente tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo format e della 500 Abarth. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!